Esiste un'antica profezia e dice che un chierico. Eh no, Master, il chierico non è venuto, c'ha l'influenza. Eh, va bene. Eh, esiste un'antica profezia, un guerriero un giorno. Eh, non c'è neanche il guerriero. È stato coinvolto in una rissa al bar l'altro ieri sera e ha un occhio nero, non si vuol far vedere in giro. Ok, allora facciamo che per poter sconfiggere il signore del male un grande incantatore dovrà no, anche il mago non c'è ha fatto un bordello nel laboratorio di chimica è stato richiamato ai professori era, insomma è stato sospeso adesso è blindato in casa a tempo indeterminato fino a quando a quanto pare non verranno a risarcire i materiali danneggiati sì, va bene com come cavolo ha fatto riarrangio non ti preoccupare uh... L'unico modo per sconfiggere il signore del male sarà quello di rubare la sua. Eh, il ladro. Allora, l'ultima volta che l'ho sentito era in vacanza con la donna a Detroit. Bella l'America. Peccato che gli hanno ucciso la macchina a noleggio e si sono trovati bloccati in un posto non meglio identificato. E poi non l'ho più sentito. Forse gli hanno rubato anche il cellulare. C ok, alla fine di stopparti, chi viene? Allora, ehm... Uh, 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 no, mi dispiace, questa sera sono venuto solamente io. Non credo proprio che riusciremo a finire questa quest. Quella delle profezie è una questione che ha portato molti grattacapo a molti master se non è gestita in una maniera furba potrebbe andare a trasformare la vostra campagna in un disastro preannunciato. Profezie, visioni profetiche, immagini dal futuro, premonizioni, questi sono tutti trope classici sia della letteratura fantastica che di quella scientifica e nel corso del tempo tantissimi master hanno cercato di integrarli nelle proprie campagne sia perché il canone del genere lo prevede sia perché per molti giochi la possibilità di vedere il futuro è presente non solo a livello di ambientazione ma proprio a livello meccanico molti giochi hanno incantesimi o poteri che permettono di vedere il futuro o di ricevere informazioni dal futuro in qualche modo senza contare che in un mondo dove effettivamente è possibile vedere il futuro, sembrerebbe molto strano che nessuno si sia mai pregato la briga di farlo effettivamente. Il problema nasce ovviamente dal fatto che noi nel mondo reale non possiamo farlo e dato che il master non può effettivamente vedere nel futuro, ogni volta che una profezia o una visione vengono inserite all'interno della campagna, si corre sempre il rischio che, per quanto il Master abbia fatto una previsione accurata, siano le azioni dei giocatori a deragliare completamente la linea narrativa della campagna e quindi a invalidare la previsione che è stata fatta. A quel punto il Master o avrebbe da fornito ai giocatori una profezia falsa. Oppure dovrebbe impedire ai giocatori di prendere alcune decisioni semplicemente per evitare che la profezia si riveli falsa. Esistono però alcuni accorgimenti che il Master può prendere per fare in modo di inserire le profezie all'interno della sua quest senza che questa si trasformi in una catastrofe. Per prima cosa ovviamente la profezia è scritta dal Master. Che anche se non può effettivamente vedere nel futuro, è quello che ha la visione più ampia sull'intera quest. Quindi può ragionevolmente presupporre quali saranno i punti di snodo e i passaggi obbligati durante la linea narrativa. Se la quest prevede che i giocatori debbano uccidere il signore dei demoni, e l'unico modo per farlo è usare la spada magica, e la spada magica è stata nascosta nel dungeon della morte assoluta molto probabilmente i passaggi della quest saranno entrare nel dungeon recuperare la spada uccidere il signore dei demoni di conseguenza qualsiasi passaggio della profezia che si riferisca a questo quasi sicuramente si rivelerà corretto non fate mai riferimenti temporali precisi più una campagna è lunga più le tempistiche previste tendono a disallinearsi i giocatori potrebbero essere molto in anticipo o molto in ritardo. Evitate di scrivere cose come il signore dei demoni verrà sconfitto il 14 quattordicesimo giorno del ventitreesimo anno. Utilizzate forme molto più vaghe tipo il signore dei demoni verrà sconfitto quando le stelle saranno propizie. Per lo stesso motivo non fate mai un riferimento diretto ai personaggi giocanti. Le campagne sono imprevedibili, i giocatori vanno e vengono, alcuni giocatori che c'erano all'inizio della campagna potrebbero essersene andati e potrebbe essere arrivata gente nuova. Diciamo che la profezia non dirà il Signore dei Demoni verrà sconfitto dal paladino di Pelor, dirà che il Signore dei Demoni sarà sconfitto dagli eroi benedetti. È qualcosa di molto più vago. Nello scrivere propriamente la profezia cercate sempre di scegliere il linguaggio più ambiguo possibile, che poi è il motivo per cui tutte le profezie che vedete nella narrativa classica sono scritte in maniera vaga, come se fossero immagini oniriche o come se fossero filastrocche in rima. Più la profezia è dettagliata, più è probabile che vada a saltare anche in questo caso la profezia non dirà che quattro eroi uccideranno il signore dei demoni dirà che quando sarà al cospetto degli eroi il signore dei demoni incontrerà il suo fato apparentemente la frase vuol dire la stessa cosa ma in realtà incontrare il suo fato è molto ambiguo il signore dei demoni potrebbe persino vincere quello scontro il suo fatto, il suo destino era quello di uscirne vittorioso in questo modo tra l'altro si manterrà comunque una certa ansia anche nei giocatori se i giocatori hanno scritto davanti quello che devono fare e quali sono le conseguenze si rassicureranno ma se quello che hanno scritto davanti di per te significa molto poco non avranno la certezza di essere lì per vincere quello scontro questo, oltre a diminuire le possibilità che la profezia risulti errata anche solo per un tiro fortunato o sfortunato ai dadi, metterà ansia nei giocatori. Non avranno più scritto di fronte come andrà a finire quello che stanno facendo, quindi non saranno neanche loro sicuri che seguire la profezia sia una buona idea o meno. Tutto questo ovviamente riguarda il come scrivere la profezia, ma come scrivere la profezia e come integrarla all'interno del gioco sono due argomenti diversi. Una delle prime cose da decidere è se effettivamente la profezia è vera o è falsa. Non necessariamente il fatto che esista una profezia, questo vuol dire che la profezia è vera, anzi... Il fatto che dopo che i giocatori hanno indagato su questa profezia, scoprano che la profezia in realtà è semplicemente un testo inventato e non ha alcun valore, potrebbe essere un punto di svolta, un twist narrativo, magari potrebbe essere il punto di non ritorno nel secondo atto, qualcosa del genere. O al contrario, la profezia avrebbe potuto essere vera, ma dato che i giocatori hanno visto il futuro per così dire, sono in grado di cambiarlo e quindi, nonostante la profezia originariamente era accurata, è perfettamente logico che le azioni dei giocatori vadano a falsificarla sul lungo periodo. A questo punto potreste benissimo invertire il troppo. Non avrete più il problema che le azioni dei giocatori possano andare a far deragliare la vostra profezia, ma anzi Magari dovranno proprio essere i giocatori, con le loro azioni, a fare in modo che la profezia sia vera per evitare un qualche evento catastrofico, per esempio. Indipendentemente dal fatto se la profezia sia vera o meno, come il mondo e eh, nello specifico i PNG dell'ambientazione reagiscono alla profezia è un altro discorso ancora. Ammettendo anche che la profezia sia effettivamente vera. Questo non vuol dire che tutti i PNG indiscriminatamente ci credano per davvero, potrebbero ritenere che la profezia in realtà sia falsa, o al contrario potrebbero ritenere vera una profezia effettivamente falsa. I PNG potrebbero ritenere che sì, la profezia è accurata e affidabile, ma no, non sta facendo riferimento agli eroi e alla loro avventura, ma sta facendo riferimento a qualcun altro, magari a loro stessi. La stessa profezia potrebbe essere ambigua in questo senso. Potrebbe contenere delle parti che sembrano essere esplicitamente rivolte verso i giocatori, magari che descrivono delle azioni che loro effettivamente compieranno nella quest. Ma potrebbe anche ritenere delle parti che sembrano non c'entrare nulla. E magari i giocatori in seguito potrebbero scoprire che quelle cose effettivamente sono successe. Ma sono successe da altre parti, ad altre persone ma sono comunque in qualche modo collegate se riuscite a mantenere questo aspetto ambiguo per voi si risolve in un'ottima cosa perché i personaggi e di conseguenza i loro genitori resteranno sempre nel dubbio se la profezia sia effettivamente vera o no fino all'ultimo loro non sapranno se effettivamente riusciranno a fare o a evitare quello che gli è stato profetizzato anche nel caso la profezia non sia ambigua di per sé potrebbero esserlo le cose a cui essa si riferisce la profezia dice che un cavaliere che ha tradito il suo codice eh, soffrirà una grande pena ok sembra essere molto diretta devono trovare qualcuno che risponda alla descrizione di un cavaliere e infliggergli qualche forma di pena se ha tradito il suo codice. La cosa però diventa molto più complessa se, arrivati nel luogo indicato dalla profezia, scoprono che lì sorge un tempio di un ordine cavalleresco con all'interno centinaia di cavalieri consacrati, tutti devoti al loro codice, tutti che hanno fatto giuramento d'obbedienza a quel codice. Ok, adesso sanno che uno di loro probabilmente è l'infame. Scoprire effettivamente chi è è tutto un altro discorso. C'è infine una questione morale da sottolineare che non riguarda né la meccanica del gioco né il suo valore narrativo, ma proprio il gusto del tavolo. Molti master ritengono che inserire una profezia... Sia un ottimo modo per aiutare i giocatori a seguire il Railroad. Dopotutto gli state praticamente mettendo davanti un foglio in cui ci sono scritte le scene che si prevede che loro facciano in futuro. Aiuta molto i giocatori a non perdersi nella quest, però per lo stesso motivo, da molti altri è vista come qualcosa di castrante. Fondamentalmente, i giocatori non hanno più libertà di scelta perché sono imbrigliati a fare quello che la profezia ha già detto che loro avrebbero fatto. Dopotutto, se la profezia dice che i personaggi sono gli eletti che uccideranno il signore dei demoni, nella pratica è come se il master stesse dicendo ai giocatori che la quest finirà con loro che ammazzano il signore dei demoni, indipendentemente da quali potrebbero essere le loro scelte o le. Loro preferenze nel gioco. Ovviamente molto di questo discorso ha senso solo nel caso la profezia sia vera. però nel caso, prima di inserire un elemento così bloccante come una profezia, prima ancora di cominciare a progettare la campagna, discutete col party. Dopotutto non ha senso inserire una cosa del genere se non si sa che si avrà la collaborazione del party. Se il parte non è d'accordo, tanto o farà di tutto per far fallire la profezia o semplicemente non sarà interessato alla storia perché vabbè, oramai sappiamo già come va a finire. Questo, anche nel caso la vostra sia un'ottima campagna, la farà comunque naufragare. Diciamo che per questo video è tutto. Come sempre, fatemi sapere nei commenti sotto cosa ne pensate delle profezie, se le usate, se non le usate, come le utilizzate o perché non le utilizzate. Come sempre, i vostri consigli sono utili a me e sono utili a tutti gli altri che guardano il canale, quindi più ne dite meglio è, e poi si genera sempre una discussione. Noi ci vediamo la settimana prossima, molto probabilmente ritornando a parlare del D20 System. Poi sul D20 System dobbiamo fare un discorso più avanti ma dovete aspettare ancora qualche mese come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale io sono il master cae noi ci vediamo al prossimo video